Ieri sera mi è arrivata una voce che subito voglio riportare sul mio canale YouTube. La voce di un incontro oggi, uso però subito il condizionale, che potrebbe esserci, sottolineato il condizionale, tra i plenipotenziari del Milan, Leonardo e Paolo Maldini, e l'agente di un giocatore colombiano, di un centrocampista colombiano, Wilmar Barrios, titolare della nazionale colombiana, giocatore oggi del Boca Juniors, ma già protagonista al mondiale proprio con la nazionale, che è la nazionale anche di Bacca e di Zapata. Già ha partecipato alle Olimpiadi del 2016, sempre con la Colombia, e ha giocato partite importanti da protagonista proprio nell'ultimo mondiale. Oggi è del Boca Juniors, un giocatore, ripeto, centrocampista, che è già entrato nelle mire del Real Madrid, che sta seguendo questo giocatore, che interessa, mi dicono, anche alla Roma. Barrios è un centrocampista di interdizione ed è l'ideale, non dico alternativa, sarebbe una diminuzio, diciamo una possibilità in più per Rino Gattuso, anche per far respirare Kessié e Bakayoko, che si sono dovuti ovviamente sobbarcare tutto l'onere e l'onore di guidare il centrocampo del Milan, con Kessié che è arrivato veramente in condizioni sia fisiche che sia di fiato, ovviamente difficili alla fine di questo lungo tragitto che ha accompagnato il Milan dall'infortunio di Biglia fino alla fine dell'anno 2018. Barrios darebbe dunque qualità e quantità a questo Milan, un giocatore non solo per i 6 mesi, ma come Paquetá un giocatore del futuro. È nato il 16 ottobre 1993, quindi appena compiuto 25 anni, nel pieno della sua forza e nel pieno della sua carriera. Potrebbe esserci l'ostacolo, clausola. Il Real Madrid, quando ha chiesto al Boca Juniors, si è visto subito informare, è stato subito informato della clausola di 25-27 milioni. Qualcuno potrebbe pensare, beh no, il Milan a quelle cifre, l'ha già detto Leonardo l'altro giorno, non può arrivare. Ma attenzione, attenzione, perché il Milan una cifra importante sul mercato la vuole mettere, deve ovviamente potenziare la squadra, vuole andare in Champions League, viva le lettere di richiamo dell'UEFA, ma viva anche un Milan che vuole ovviamente tornare competitivo ai massimi livelli. Se non sale sul treno della Champions ci sarebbero problemi ovviamente anche per il futuro. Iliot ha le idee chiare, Gazzidis ha le idee chiare, i plenipotenziari hanno le idee chiare. Quindi attenzione a questa voce, Wilmar Barrios, centrocampista, che potrebbe già essere uno dei rinforzi per il centrocampo e sarebbe un rinforzo importante per il Milan di oggi e per il Milan di domani. Quindi già essere a Jeddah con Paquetá, che potrebbe prendere il posto di Suso, non come ruolo ma inserito, e con un centrocampista già pronto come Barrios, insomma un Van Bommel del gennaio 2011, beh, sarebbe un bel segnale per il Milan. Il miglior centrocampista brasiliano, uno dei protagonisti del Boca Juniors, finalista alla finalista con River Plate della Champions League sudamericana, e quindi un acquisto importante. Vediamo se si svilupperà questa mia voce. Questa era la voce che io vi ho riportato sul mio canale YouTube. Mi auguro vi iscriviate in tanti, e se vi piace questo video, i vostri like.